signor Idronel, bis tu accipere Philippus Thomasen, hic presentem, tuum legitimum maritum, justa ritum sante romane ecclesie? Lo voglio. Non perché siano miei nipoti, ma capita di rado di vedere una coppia così riuscita. È vero, sì. Hanno gli stessi gusti, amano la musica e fanno entrambi il bel mestiere di trovatori di corte. Non vi viene voglia di imitare Florin? Io aspetto di incontrare un uomo dolce come Philippe. Oh. Siete una sognatrice, sorella, come Florin. Io quando mi sposerò... Che cosa farete? Mi prenderò un buon compagno, non un poeta. Ma sì, ve l'assicuro. E poi lo sanno tutti. La regina madre proibisce al re di raggiungere la regina Margherita nella sua povera camera. Povera regina Margherita. Come fa a sopportare una suocera simile? Temo che non vedremo mai arrivare i nostri zaffiri dalle Indie. La carovana deve essere stata assalita. Credo che sia arrivato il momento di far guerra agli infedeli. Soprattutto bisogna liberare il sepolcro di Cristo. Voi non dovete affrontare i problemi che abbiamo noi con i turchi e i saraceni. A Oriente il commercio delle pellicce non è poi tanto facile con i tartari. Messer Guillaume, Filippo è molto felice della vostra presenza. Per lui non siete solo un cugino, ma anche un caro amico. È così. Filippo e Florin sono ancora così giovani. Vorrei tanto che fossero felici. Perdonatemi, Messer Guillaume. Vi parlo come se vi conoscessi da sempre.